Primo febbraio le Marche tornano in zona gialla e questo significa che diverse attività, tra cui bar e ristoranti, da questa mattina hanno potuto riaccogliere i clienti all'interno dei loro locali. Siamo andati a vedere com'è andata questa prima giornata di riaperture. Rispetto alle ultime due settimane è andata molto bene, la gente è più contenta e soddisfatta di consumare la colazione, mettersi a sedere, quindi non stare all'aperto, magari anche una forma, no, per non vergognarsi, diciamo. Quindi molto meglio di come è stato le ultime due settimane. Speriamo che continui così, insomma, dai. Adesso vediamo nell'orario dell'aperitivo se ugualmente c'è gente, così meglio, molto meglio così. Per noi siamo stati limitati molto dal cinema che è chiuso, soprattutto la sera anche che potevamo fare l'aperitivo, l'asporto della pizza. Chiudendo alle 6 limita molto l'orario. Noi stiamo aperti dopo avendo altre cose, ma se tornasse alla normalità sarebbe molto meglio, però bisogna rispettare queste regole. Bellissimo tornare alla realtà e più che giusto, perché dà respiro a noi mentalmente, ma soprattutto dà respiro alle attività ed è ora di darglielo questo respiro. Era più che ora, direi, e da quanto siamo già quasi un anno, quindi speriamo che questo sia un primo passo verso una vita un pochino più libera, e dai, noi ce la metteremo tutta per rispettare anche tutte le regole. È andata abbastanza bene, c'è movimento, le persone sono contenti finalmente di stare a sedere dentro il bar, bene, non ci possiamo lamentare. Risposta positiva quindi anche da parte della clientela, c'era voglia di tornare al bar e a consumare, insomma. C'è moltissima voglia delle persone di tornare alla normalità, tantissima. Per quanto riguarda le misure di sicurezza invece? Sì, rispettiamo tutto, anche i clienti sono bravissimi, si comportano bene, mascherine, tutto, sì. E per la settimana, anche con il primo fine settimana di rientro in zona gialla, che aspettative ci sono, come vi immaginate? Cominciano già a prenotare i tavolini, quindi buone. Buone aspettative. Già nel weekend abbiamo le prenotazioni. Avevano già prenotato anche per domenica ieri, ma dopo era arancione. Però no, dai, ci sono parecchie prenotazioni. L'interesse a tornare al ristorante c'è, quindi voglio dire, le prospettive sono buone. Adesso l'importante è che la gente sa che siamo aperti, che possono frequentarci, soprattutto a pranzo, anche se non aprire la sera penalizza molto, e poi penalizzerebbe molto anche se il fatto, se poi sabato e domenica si studiano che dobbiamo stare chiusi, diventerebbe un problema. Adesso diciamo che tutti questi stop and go, apri e chiudi, non è facile né organizzarsi né poi dare un servizio continuativo anche alla gente, perché crea confusione. Qualcuno ancora chiama se possono venire a mangiare o meno, come chiamavano domenica se eravamo aperti o no. Quindi si è creato molto confusione e speriamo che adesso per 15 giorni noi possiamo rimanere aperti e fare il nostro lavoro. La gente sa che se vuole a pranzo, molti sono aperti, molti saranno chiusi, apriranno solo il fine settimana perché non ritengono opportuno aprire, soprattutto se si è nell'entroterra. Tra i titolari di bar e ristoranti però non è stata uniforme la scelta di riaprire le proprie attività già a partire da questa mattina. Diversi infatti i locali che per il momento rimangono chiusi, tra cui il ristorante Il Falco, come racconta il titolare Graziano Sartini. Questo per noi era un periodo di ferie, quindi dal 1° gennaio a metà marzo eravamo comunque chiusi. Quest'anno poteva andare diversamente, cioè se c'era una situazione più chiara io avrei sicuramente riaperto, non dico subito, ma già a metà febbraio per il carnevale. Però la situazione adesso in questo momento sì, c'è in zona gialla, però vedendo anche quello che succede nelle grandi città, ma anche da noi, penso che io quando passo in via Cavour vedo tanta gente senza mascherina, tanti ragazzi che sì, la situazione è più tranquilla, però non è detto che nel giro di qualche settimana si torni in zona arancione, ti fanno richiudere tutto. Cioè non c'è una continuità, purtroppo la continuità è nemica del lavoro. A me, dico la verità, mi piace per i dipendenti perché sono a casa, e come d'altronde sono a casa anch'io, quindi c'è un mancato guadagno per me, un mancato guadagno per loro, però in queste condizioni mi sembra per me assurdo riaprire. Io ho fatto un ragionamento, adesso sai 15 giorni di giallo, no? Poi dopo i prossimi 15 giorni dopo il giallo saranno fondamentali, perché se dopo questi 15 giorni di giallo il contagio non risale o risale poco,
tu hai altri 15 giorni per vedere la situazione, quindi io penso che per i primi di marzo hai già un'idea di come potrà essere la situazione. Se la situazione è in calo, nel senso che ci sono meno contagi, o si può pensare di riaprire tranquillamente, spero almeno.